Ciao, dite qualcosa per presentarvi. Ciao a tutti, sono Antonio, e ho 25 anni, che sono a Manitese e sono un agricoltore. Mi trovo in un paesino alle pendici dell'Etna, vicino Catania. Buon dia, ciao a tutti, ciao. Sono Giacomo Mutti, ho 41 anni e sono il coordinatore dell'azione Gallignas del programma europeo Yanda Guinea. Sono a Bissau, Guinea-Bissau, un piccolo stato dell'Africa occidentale sotto il Senegal. Quando è arrivata l'emergenza coronavirus? Il primo caso accertato di coronavirus in Sicilia risale al 24 febbraio a Palermo. Attorno a metà marzo sono stati confermati i primi due casi di Covid-19 a Bissau. Al contempo le frontiere terrestri e aeree rimanevano aperte e quindi permeabili. Come ha reagito il governo? Ma il governo ha reagito seguendo un po' le indicazioni di un comitato scientifico che è stato appositamente costituito appunto per fronteggiare l'emergenza e mettendo in campo tutta una serie di iniziative sulla falsariga di quanto era stato fatto già in Cina, dove l'epidemia appunto è partita. E quindi vabbè, è stata ovviamente informata la popolazione attraverso i media sull'andamento dell'epidemia, dei contagi, quindi su come il virus si diffonde, quali sono le misure di prevenzione. E sono state bloccate, interrotte tutte le attività che non sono indispensabili e la gente è stata invitata, è stata obbligata a rimanere a casa e quindi a uscire solo in casi di necessità e quindi a ridurre al minimo i contatti sociali proprio per evitare la diffusione del virus. La lunga crisi politica degli ultimi anni si è recentemente aggravata anche a causa della disputa a seguito delle elezioni presidenziali di dicembre 2019 che è ancora in atto. Questo ovviamente ha ritardato la risposta istituzionale. Il COES, Centro Operazionale di Emergenza Sanitaria, è un organismo interministeriale che ha potuto quindi dare una risposta con ritardo solamente a fine marzo ed in contemporanea praticamente il 28 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza che si è protratto ed è ancora in atto. Come sta reagendo la popolazione? La popolazione ha reagito e sta reagendo tutto sommato in maniera abbastanza composta, secondo me, cosa che neanche io mi aspettavo, soprattutto diciamo nelle regioni del sud dove tendenzialmente siamo un po' più indisciplinati. Però un po' per senso di responsabilità, un po' anche per paura, diciamo alla fine poi la risposta della popolazione è stata appunto abbastanza composta. Certo, ci sono stati casi, diciamo, a Catania per esempio, in certi quartieri si è passati direttamente alla fase 3, diciamo così, bypassando quindi la fase 1 e la fase 2, però tendenzialmente diciamo la reazione della popolazione è stata appunto abbastanza diciamo composta, ecco. E attualmente il sentimento forse che prevale è quello della preoccupazione perché il fatto che si sono state interrotte le attività economiche ha messo in serie difficoltà buona parte della popolazione, quindi in questo momento prevale forse di più l'aspetto della preoccupazione, insomma, per il futuro. Il lockdown in un paese come la Guinea-Bissau, come per il resto altri paesi africani, è veramente difficile da far rispettare, sia per una questione culturale ma anche per effettivi problemi logistici, per la stessa conformazione del quartiere o per la vita che è quella dei villaggi rurali.
Poi c'è la possibilità di acquistare o vendere prodotti di prima necessità limitata unicamente alle ore del mattino, e questo complica ulteriormente la vita. E inoltre c'è veramente un coprifuoco attivo dalle 17 del giorno, dopo il quale non si può uscire. Ora, il problema principale è che tra poco si può prevedere una carenza di alimenti nel paese che si somma alla pandemia e che può creare veramente disagi a cui la popolazione può non resistere. Nella tua regione a quanto ammonta il numero dei contagiati? Ad oggi, 10 maggio, in Sicilia si contano 3.300 contagi. Per il primo mese di emergenza i casi erano piuttosto limitati, erano stati più o meno una cinquantina, dovuto anche alla scarsità di tamponi. E da fine aprile si è invece avuto un'impennata dei casi e ad oggi abbiamo superato i 700 casi, con 3 decessi accertati e una ventina di guariti. Tra i casi positivi risultano anche presenti il primo ministro, il ministro degli interni e un gran numero di polizia che dipende direttamente dal ministero degli interni. Com'è gestita la prevenzione? La prevenzione è gestita seguendo un po' le norme, le indicazioni che sono state date, quindi quella di ridurre comunque al minimo i contatti tra le persone, evitare assembramenti, usare la mascherina negli spazi chiusi, e mantenere una distanza di un metro minima tra le persone e insomma evitare il più possibile appunto i contatti, soprattutto con le persone più vulnerabili. Con un poco di ritardo sono partite le varie campagne di sensibilizzazione informate, sempre sotto l'egida del COES, appoggiato dalla comunità internazionale, in particolare dall'OMS, dalle varie ONG internazionali e nazionali. Tra le attività di prevenzione si possono menzionare la formazione di personale sanitario e parasanitario, i messaggi telefonici che partono ogni chiamata, i programmi radiofonici con medici specializzati e giornalisti specializzati, spot radiofonici con canzoni fatte apposta da cantanti locali sulle misure di prevenzione del virus, cartelli messi in punti strategici e in particolare nei centri del centro di salute, taniche con acqua e disinfettante, lisciva davanti ai negozi, davanti agli uffici e riorganizzazione di alcuni spazi urbani della città per facilitare il distanziamento sociale. Per quanto riguarda i progetti, le attività sono state riorganizzate per consentire una prevenzione per il personale e per le comunità delle attività in seguito al coronavirus. Come vengono assistiti i contagiati? Dipende dalla gravità della malattia. Nei casi in cui la malattia non si presenta in maniera grave, i contagiati sono invitati a rimanere a casa e a curarsi a casa. E ovviamente in quel caso sono obbligati appunto a rimanere a casa e a non uscire. E se la malattia invece ha un decorso più grave, diciamo, è previsto il ricovero nei reparti, negli ospedali, nei reparti appunto adibiti al trattamento dei pazienti Covid. La condizione del sistema nazionale è terribile, tuttavia grazie ad interventi internazionali sono stati attivati dei numeri di emergenza e soprattutto un sistema di triage che permette di indirizzare i pazienti Covid su percorsi di assistenza specifici.
due ospedali privati ed un albergo a Bissau sono poi stati trasformati in ospedali Covid per i pazienti Covid. Fino a fine aprile la situazione era abbastanza sotto controllo e i pochi casi registrati erano curati unicamente con degli antipiretici. Attualmente la situazione è in evoluzione e in aggravamento. Viene distribuito materiale sanitario? Che io sappia non viene distribuito materiale sanitario, tranne qualche iniziativa che può essere di qualche comune, oppure nel caso di ambienti di lavoro in cui vengono distribuite le mascherine appunto ai dipendenti o negli ospedali ovviamente. Però tendenzialmente la popolazione stessa che si procura da sé i presidi, appunto le mascherine, i guanti o il disinfettante e quant'altro. Sono state fatte delle donazioni di materiale sanitario allo Stato della Guinea-Bissau da parte di fondazioni e organizzazioni internazionali come l'OMS. Poi sono state fatte anche delle donazioni da parte di privati di materiale per la prevenzione, sono state fatte delle donazioni locali. Le ONG internazionali e nazionali si stanno anche muovendo su questo fronte per la distribuzione di materiale per la prevenzione da Covid. Si sentono molte fake news in giro? Fake news se ne sono sentite tante e se ne continuano a sentire, e alcune relative un po' al, soprattutto quando c'era il blocco totale, relative quindi a chi poteva uscire, chi non poteva uscire, e come fare l'autodichiarazione, eccetera. E altre legate un po' all'aspetto sanitario, quindi come si diffonde il virus, come si previene, eccetera. E c'è da dire che c'è stato un pullulare di esperti virologi in questo periodo. Teniamo conto che da noi quando c'è il calcio siamo un popolo di allenatori, in questo periodo il calcio è fermo e quindi siamo diventati tutti degli esperti virologi, quindi ognuno con la propria teoria, la propria idea. Però vabbè, a parte questo, ce ne sono state fake news, però tendenzialmente quella che è passata di più è stata l'informazione, diciamo, ufficiale. Ci sono state, semmai, questo è un aspetto positivo, sono circolate tante battute, vignette divertenti un po' su tutta questa faccenda, e devo dire che questo è un aspetto positivo perché serve un po' a sdrammatizzare, a riderci un po' su, a strappare un sorriso anche nei momenti un po' difficili, quindi anzi sarebbe interessante raccoglierle tutte e farne un libro. Ci sono e come, si inventano di tutto. Recentemente, tra l'altro, è stata creata una piattaforma di lavoro per combattere le notizie false, si chiama NovaShaker, novashaker.org, ed ha l'obiettivo appunto di verificare le notizie che sono considerate dei falsi. E che conseguenze hanno? Ma le fake news, come sempre, sicuramente non sono positive, e sempre sono notizie false, per cui bisogna stare attenti. E devo dire che però su questa situazione non credo che ci siano stati tanti danni da fake news, ma fondamentalmente perché la comunicazione è stata molto presente nei media, nei social, quello ufficiale, diciamo, per cui bene o male tutti eravamo al corrente un po' dell'andamento dell'epidemia e di come si previene, e quindi questo probabilmente ha dato poco spazio alle fake news. Come succede un po' ovunque, le notizie false qui si diffondono
facilmente, diffondono errate convinzioni sul virus e anche false credenze sulle cure e anche sulle persone infettate, creando una certa stigmatizzazione che di certo non aiuta la prevenzione e nemmeno la gestione sociale della crisi. Com'è cambiata la tua azione per Mani Tese a causa del virus? Beh, la mia attività a Mani Tese, come quella di tutti i volontari a Catania, è chiaramente è cambiata, perché la nostra attività principale a Catania di Mani Tese Sicilia è quella del mercatino dell'usato, che ovviamente in questo periodo abbiamo dovuto chiudere. E quindi, così come tante altre realtà del territorio, ci siamo occupati di dare assistenza un po' a quelle famiglie che si sono trovate maggiormente in difficoltà. E questo è stato un allarme che è nato praticamente da subito, da quando si sono chiuse le attività, perché in genere nel sud, ma in particolare da noi a Catania, molte famiglie vivono con lavori precari, spesso lavori in nero, e insomma la giornata, no? Penso agli ambulanti o ai manovali in nero, e per cui la chiusura delle attività ha messo veramente in difficoltà tante famiglie che non avevano tra l'altro una riserva di denaro su cui poter contare. Quindi ci sono stati proprio casi, tante famiglie che si sono trovate veramente in difficoltà anche a fare la spesa. E quindi, per fronteggiare un po' questa emergenza, noi di Mani Tese a Catania, insieme a tante altre realtà, abbiamo insomma dato una mano nel recuperare i viveri e nel distribuirli alle famiglie o alle persone che appunto erano più in difficoltà. E devo dire che questo è stato un altro aspetto positivo di tutto questo periodo, perché c'è stato un impegno non solo delle associazioni, della società civile in genere, ma anche delle persone che si sono attivate in maniera spontanea nel cercare di dare una mano, insomma, a chi era un po' più in difficoltà. Tutti i progetti Mani Tese in Guinea Bissau stanno adottando delle attività nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione e per aiutare le comunità beneficiarie in questo periodo. Dove richiesto, si cerca di dare anche delle risposte alle emergenze sanitarie. Per esempio, c'è un progetto Mani Tese finanziato dall'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, dove vengono distribuiti beni di prima necessità per l'igiene e cibo, e in contemporanea vengono fatte formazioni sulle misure di prevenzione contro il coronavirus. Ci racconti meglio cosa fai per Mani Tese? Cerco di essere presente un po' nel mio tempo libero a Mani Tese Catania, e dando una mano un po' al mercatino, che è l'attività principale, e seguendo anche un po' le attività che facciamo nel territorio, quindi in rete con le altre associazioni. Abbiamo diversi progetti in campo a Catania, e cerco anche di seguire i coordinamenti che ci sono tra i vari gruppi e le varie realtà di Mani Tese a livello nazionale. L'azione Gallinas del programma europeo Pianta Guinée promuove lo sviluppo della filiera avicola in Guinea-Bissau. Cosa vuol dire? Promuoviamo la produzione di uova, di mangime, di pollo da carne e puccini, e protocolli sanitari veterinari. In questo periodo difficile abbiamo cercato di mantenere la produzione e quindi non bloccarla, anzi abbiamo fatto di tutto per aumentarla, soprattutto per quanto riguarda la produzione di uova e di mangime. Questo perché la Guinea-Bissau praticamente non produce cibo. Era molto importante per noi, in previsione di un'eventuale emergenza alimentare, dare il nostro contributo. Inoltre,
proprio in questi ultimi mesi avevamo col progetto ideato e pensato alla produzione di maschere per il personale tecnico che lavora negli aviari per protezione sanitaria di se stessi. Con l'emergenza della pandemia abbiamo pensato di modificare questo modello e grazie al supporto di personale medico e grazie a delle sartorie locali con le quali Magnetese collabora abbiamo sviluppato questo modello. Questo modello che è stato recentemente approvato dall'OMS come dispositivo di protezione individuale e per il quale e per la quale produzione abbiamo avuto già diversi contatti da organizzazioni, agenzie internazionali e ONG. Ora, questo piccolo oggetto magari non c'entra molto con il nostro progetto, ma è un nostro contributo non solo all'emergenza sanitaria in atto, ma anche un contributo all'economia locale. Un contributo all'economia locale che è già fortemente in difficoltà e che in questo momento lo è ancora di più. Vuoi mandare un messaggio a chi guarderà questa intervista? No, nessun messaggio. No, scherzo. No, volevo solo così dire di continuare a sognare. Purtroppo queste esperienze mettono in risalto un po' la nostra fragilità, la fragilità del nostro sistema. Però non ci devono queste esperienze fare smettere di sognare e di cercare di cambiare, di sognare un mondo migliore. E partendo da noi, noi dobbiamo essere i primi agenti di cambiamento, come diceva appunto Gandhi. Un saluto a tutti, ciao. Tutti ci auguriamo che questa pandemia finisca il prima possibile. Allo stesso tempo ci siamo resi conto tutti di quanto sia importante un senso ritrovato e rinnovato di collettività. Un senso di collettività che è fondamentale che sia locale, ma che dovrebbe anche permettere nuove relazioni e un dialogo più egualitario tra le diverse aree del pianeta. Ciao a tutti da Rabina Pissau.